Ragazzi, eccoci, siamo in sella a una grandissima novità di quest'anno, la Fanti Cavallero 700 spinta dal motore Yamaha CP2 di 689 cc, 74 cavalli, la prima bicilindrica Fantic Motor da strada. E attenzione, perché il motore è vero che è Yamaha, ma tutto quello che c'è attorno, telaio, ciclistica, ma anche il sistema di scarico, di aspirazione e soprattutto la parte elettronica di questa moto, sentite quanto spinge, poi pesa solo 175 kg. Ecco, vi dicevo, è tutto fatto da Fantic nello stabilimento bolognese della Minarelli, quindi una moto veramente italiana con questo cuore giapponese che è il motore CP2, lo sapete, ve l'ho detto in tempi non sospetti, nella prova della Yamaha XSR 700, che è uno dei 5 motori secondo me da moto più belli in assoluto. Si conferma anche in questo caso un gran bel motore sulla Fantic, ha un bel carattere, sembra, sentite in basso, ancora più corposo, bel rumore di scarico, cambio ottimo, come è ottimo il cambio Yamaha 6 marce, lo conoscete, è un motore abbinato a un cambio perfetto, frizione a cavo che funziona molto bene, e poi c'è questo lavoro sull'elettronica fatto da Fantic, veramente maestoso. Perché dico così? Perché sul motore in origine manca la parte elettronica, manca il controllo di trazione, manca il cornering ABS, tutte cose che qui ci sono e danno un contributo molto importante alla sicurezza. Alla sicurezza che quindi fa un salto in avanti, che porta anche la Fantic a un prezzo superiore rispetto alla cugina, diciamo, XSR, perché c'è una dotazione di alto livello che riguarda anche le sospensioni Marzocchi, 150 mm di escursione, i freni Brembo, pensate che davanti c'è un disco solo ma da 330 mm con una pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini dal diametro ciascuno di 32 mm. Quindi dotazione al top, e poi vi ricordo il cornering ABS che ci dà il funzionamento corretto dell'ABS anche nelle frenate al limite in piega, e questo è un elemento fondamentale per la sicurezza in moto. Adesso vedete una prova molto bagnata, quindi speriamo che la sposina Fantic sia fortunata anche a livello commerciale, ma vi dico che l'ergonomia è assolutamente azzeccata. Sono 1,85 m, in sella sto molto bene, la sella è comodissima, molto morbida, manubrio decisamente largo, ma mi piace, mi dà un'impugnatura molto sostenuta. Ovviamente in questa prova non posso adesso testare gli angoli di piega con l'STR Pirelli, che sono gomme ottime sul bagnato, l'ho già provate, ma non ci tengo a sdraiare questa nuova Fantic. Siamo agli inizi di maggio qui a Treviso, diluvia, e la moto sta entrando in produzione proprio in questi giorni e dovrebbe arrivare nei concessionari Fantic per fine mese al prezzo di 9.990 euro. È un prezzo sicuramente importante, però se guardiamo si pone a metà strada tra le offerte scrambler più economiche e quelle più costose, e se guardiamo il livello della dotazione ciclistica, elettronica e di motore, mi sembra anche un livello di prezzo adeguato al prodotto, perché è veramente fatta bene. Guardate anche la strumentazione TFT da 3,5 pollici, infatti mi dicono essere l'unica al mondo rotonda su una moto scrambler di questo tipo, è molto ben leggibile, adesso ce l'ho a sfondo nero, potete mettere a sfondo bianco. Ho tre mappe motore, tra l'altro street, off-road e custom personalizzabile, e addirittura anche l'anti-wheeling, quindi gran bella dotazione per la moto italiana, ve l'ho già detto, prodotta in Italia e sviluppata da uno dei più grandi collaudatori che abbiamo nel nostro paese, Caio Pellizzon. Purtroppo non posso testare le doti ciclistiche, adesso vado a sollecitare un po' il discone da 330 mm, ma vedo che la forcella non ha una risposta flaccida. Tra l'altro l'ABS funziona bene, non sento nessun blocco, ma è bella proprio come si sta, l'ergonomia, come si sta in sella questa moto, perché è veramente leggera e agile. Vedete, l'asfalto bagnato impone sempre tanta cautela, ma riesco a guidarla col pensiero proprio per l'agilità che ha. È una moto facilissima. Adesso accendiamo anche un po' la Insta per darvi qualche immagine un po' diversa dal solito. Oggi mi vedrete ovviamente con l'antipioggia tutto il giorno, perché il meteo è quello che è, ma le moto si apprezzano anche con la pioggia. Sicuramente capita anche a voi nei giri estivi di beccarvi l'acquazzone, e ci sta. Sicuramente saremo nell'ordine dei 20 km con un litro sempre alla portata, se non di più, vista la leggerezza della moto. Il serbatoio non è enorme, ve lo anticipo, tiene solo 14 litri di benzina, però per il tipo di moto
che non è una maxi enduro da viaggio, una moto da girate, ci dà una larghezza molto contenuta e un'autonomia comunque direi discreta, non dico ottima, ma neanche sufficiente, direi discreta, perché il consumo del motore di 689 cc della Caballero 700 è davvero contenuto. Qua vedete davanti a me il collaudatore Fantic Walter e mi permette questa immagine di farvi vedere anche il posteriore della moto col faro a LED, ma tutti i fari sono a LED. Proviamo anche un allungo e la moto corre molto veloce, le prestazioni ci sono un altro livello ovviamente rispetto alla Caballero 500. Diamo anche una pulita all'ottica, sennò mi sa che vedete poco a casa. Prestazioni molto valide, ma soprattutto si apprezza la fluidità di marcia. Non è una moto che ti invoglia a tirarle il collo, ma ti invoglia a gironzolare. Sicuramente qui abbiamo una riserva di potenza anche per la guida col passeggero molto importante. Adesso facciamo una salita, vedete, in terza a 2000 giri. Comunque è un motore incredibile, da 2000 giri è già regolare se non di meno, e poi arriva su, sentite che spinta, che bel rumore di scarico ha a 5-6000 giri. Ma adesso appena posso vi faccio sentire anche un allungo con una marcia un po' più corta, mettiamo la seconda qua, guardate fin dove arriva. A 9000 c'è la potenza massima, ma sono prestazioni già veramente importanti, eh. È un 700, va forte, una moto bella, vi ho detto, per i giri, ma perché no anche per fare del turismo, con delle borse magari morbide, una borsa da serbatoio. Una gran bella moto la Caballero 700. E possiamo decidere di lasciare l'ABS inserito soltanto dietro o disattivarlo completamente, però vi sconsiglio di toglierlo tutto. Oggi ad esempio non ci penso minimamente con l'asfalto bagnato, ma anche in fuoristrada lasciarlo sul davanti è sempre un motivo di sicurezza in più molto molto importante. Bella moto. Adesso tra poco mi fermo anche per farvi vedere i dettagli della Caballero 700 e poi sentiamo anche i protagonisti che l'hanno sviluppata e progettata. Ciao ragazzi, la prova dinamica è finita, adesso vi metto al coperto perché qua nella bellissima valle del Prosecco, siamo in veramente vicino a Treviso, in zone stupende, ma sta diluviando. Adesso ci sono anche tutti gli uomini Fanti che stanno ripristinando le moto dopo la prova dei giornalisti, quindi le puliscono, ingrassano la catena. Uso il microfono perché vedete c'è l'idropulitrice al lavoro e non voglio certo disturbarli e fargliela spegnere. Quindi passiamo alla moto, giro la telecamera. La protagonista di questa prova ovviamente è la Fantic Caballero 700, la prima bicilindrica, e spero di non sbagliare, ma la prima maxi moto, diciamo la moto di grossa cilindrata da parte del marchio Fantic nella sua lunga storia. E pensate che la Caballero, da quando c'è la famiglia delle nuove Caballero dal 2017, ha già visto la bellezza di 18.000 moto vendute in 6 anni tra 125, 250 e 500. Adesso arriva la nuova ammiraglia della gamma Caballero, eccola qua, la 700, prova bagnata, prova fortunata speriamo per questa nuova moto. Ve la mostro attorno al motore CP2 che Yamaha ha fornito a Fantic, e questa è già una collaborazione di altissimo livello. C'è tutto un progetto italiano dedicato a questa moto, a partire dalla ciclistica ma anche nell'elettronica. E pensate che lo stesso motore CP2 comunque è stato rivisto molto da Fantic, non tanto diciamo nel basamento o nei cilindri, ma in tutto quello che c'è attorno, a partire dal sistema di scarico che prevede due catalizzatori, uno qua davanti in questo piccolo barilotto e uno nel corpo centrale qua sotto motore con questa bella protezione in carbonio. Ma anche il sistema di scarico è dedicato, c'è un filtro dell'aria qua sotto la sella che può essere rimosso molto facilmente per chi volesse utilizzare la Caballero 700 anche in fuoristrada. Sistema di iniezione calibrato da Fantic, la potenza massima è di 74 cavalli a 9000 giri con 70 Nm di coppia a 6500 giri, quindi una potenza molto interessante perché la Caballero 700 nel complesso pesa soltanto 175 kg con tutti i liquidi ma senza la benzina. Benzina contenuta qua nel serbatoio da 14 litri, che possono sembrare pochi, però vi ricordo che il motore 689 CP2 che utilizza la Caballero 700 è sempre stato un motore molto parco nei consumi. Vi dicevo che Fantic ha sviluppato tutta la ciclistica, quindi c'è un telaio in acciaio a diamante con queste bellissime piastre laterali
in alluminio, guardate, sono pezzi ricavati dal pieno, forcelloni in alluminio, cerchi a raggi con camera d'aria, pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, doppio finale qui di scarico, sella, guardate anche le cuciture della sella com'è curata, con poi il logo Fanti qui dietro, fanali tutti a LED. Vi mostro anche la zona anteriore con la forcella Marzocchi, anche il mono è Marzocchi, ma adesso prima vi parlo della forcella Marzocchi da 45 mm senza regolazioni, ma ho già visto nella prova che comunque la taratura che ha studiato Fanti con il mitico collaudatore Caio Pellizzone è veramente valida anche su asfalto, perché non è per niente cedevole. Veniamo adesso sempre alla zona anteriore, guardate la scelta dell'impianto frenante, è molto particolare perché è un 700, è molto potente, ma Fantic ha scelto di utilizzare un solo disco, ma guardate che razza di disco, è flottante ed ha una misura record, finora l'avevo vista credo solo su Ducati, di 330 mm di diametro con pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini da 32 mm e vi garantisco che la potenza sul bagnato, ho fatto un po' di prove di frenata, la potenza c'è tutta. Molto bello anche il faro anteriore a LED, qui vediamo poi il radiatore su cui consiglio sicuramente di mettere una grata di protezione per chi volesse fare fuoristrada, altrimenti è un po' esposto ai sassi, e il motore Yamaha CP2 rivisto dalla Fanti con anche qui le bellissime piastre, vedete, laterali, ma la moto è curata nei dettagli, qui vedete la tabella porta numero, maniglione per il passeggero, sella molto lunga, vi dicevo è molto curata nei dettagli perché guardate che belle che sono le piastre della forcella, eccola qua, la piastra inferiore e la piastra superiore con il logo Caballero, i comandi molto moderni al manubrio, poi qui c'è anche lo spazio per un'eventuale borsa da serbatoio con uno stile molto enduristico anni 70 e la strumentazione col quadro TFT da 3,5 pollici, le spie molto ben visibili, ma tutta la strumentazione è molto bella. Con questi tasti si comandano le mappe motore, si può escludere l'ABS e si può passare alla mappa off-road, vedete adesso off-street, poi posso mettere off-road con l'ABS disinserito dietro senza traction control e poi la mappa custom dove posso scegliere le impostazioni che preferisco. La moto costa 9.990 euro, quindi si posiziona nella fascia medio-alta delle scrambler, però la dotazione elettronica è veramente di grande qualità perché abbiamo le tre mappe, abbiamo il cornering ABS, abbiamo il traction control e anche il wheelie control, quindi sappiate che la moto di serie non impenna se non poco, circa 15 cm, dovete disattivarlo su strade chiuse o in fuoristrada se volete impennare la Caballero, che di sicuro impenne anche tanto perché abbiamo 74 cavalli con solo 175 kg di peso. Altri dettagli, il freno posteriore prima non ve l'ho fatto vedere, con un grosso disco anche dietro, le pedane del passeggero, e direi che della moto vi ho detto tutto. L'escursione delle sospensioni è di 150 mm e vediamo anche la luce a terra, che è sufficiente per affrontare ovviamente non il fuoristrada difficile, ma sicuramente le strade bianche con qualche dosso, qualche avvallamento, perché la Caballero non vuole rinunciare, come da nome, al fuoristrada. Qui vediamo anche un dettaglio del mono ammortizzatore italiano, anche lui Marzocchi, con il leveraggio progressivo. E adesso, visto che c'è un team di lavoro molto importante che ha lavorato alla Caballero, andiamo a sentire tutti i protagonisti, o quasi tutti perché sono veramente tanti, che hanno partecipato a questo importantissimo progetto italiano. Amici di Moto.it, lo conoscete tutti, l'amministratore delegato di Fantic, Mariano Roman. Mariano, qui l'avete combinata veramente grossa, perché la Caballero 700 non è soltanto l'ammiraglia della famiglia Caballero, ma è un debutto sensazionale. La prima bicilindrica, la prima, diciamo, maxi moto è un 700 nel mondo Fantic, che non si era mai vista. Sì, sì, è la prima moto che facciamo di grossa cilindrata. Con questa moto abbiamo voluto anche dimostrare la capacità tecnologica dell'azienda. Questa moto sta dando dei grossi risultati in termini proprio di dinamica e dimostra veramente la capacità che oggi ha Fantic di sviluppare un veicolo di alte prestazioni con un'elettronica molto sofisticata, e questo ci permette veramente di giocare in Serie A nel mondo delle moto, insomma. Siamo veramente entusiasti. Oggi, fra l'altro, durante la presentazione ho visto tutta la squadra insieme che ha realizzato questa moto, una squadra giovane, entusiasta, di grande competenza e capacità,
che sta creando una prospettiva entusiasmante per la nostra azienda. Siamo con Massimo Gasparetto, che è il capo progetto della Caballero 700. Mi sposto perché sta piovendo anche sotto il gazebo, Massimo. Sì, Massimo, per te una domanda molto molto difficile, perché l'hai affrontato tu il lavoro. Qual è stata la parte più difficile, più complicata per arrivare a un prodotto così efficace su strada, ma partendo dal foglio bianco? Perché qui c'è il cuore che conosciamo, il CP2, chiamiamolo così come nomignolo, no? Ma tutto quello che c'è attorno è nuovo. La sfida più grande di questo progetto è stata coniugare per Caballero 700 le due anime, un'anima di una moto adatta alla strada, mantenendo comunque un DNA del Caballero che richiede anche una guida in off-road. Il tutto complicato dal bicilindrico di Yamaha, che ci ha costretto a comprimere il più possibile la meccanica, mantenendo un requisito di altezza da terra compatibile con un'applicazione off-road, un'altezza di sella che era un requisito di partenza, e cercando di far stare tutto dentro degli ingombri che permettessero anche una guida agevole in off-road. I fianchi stretti lo dimostrano, perché qui sul telaio c'è stato un lavoro di snellimento molto importante, e il setting delle sospensioni è stato un altro lavoro che ci ha portato via molto tempo. Pensiamo di aver trovato un setting ottimale per road e off-road, e spero che voi abbiate avuto maniera di confermarlo durante la prova su strada, anche se oggi il meteo non è stato particolarmente clemente. E poi aggiungo, Massimo, che la parte difficile è stata appunto fare tutto questo senza toccare la linea di Riccardo, del tuo collega Riccardo Chiosi, che se no non l'avrebbe mandato giù tanto uno stravolgimento del Caballero. Assolutamente no, avevamo come input i dettami di Riccardo, e abbiamo cercato di seguirli, e facendo stare tutto all'interno di questo prodotto. È stata una bella sfida, e adesso speriamo che raccolga sul mercato i frutti che ci aspettiamo. Altro aspetto fondamentale della Caballero 700 è l'elettronica, e ce la facciamo raccontare direttamente da chi l'ha sviluppata, l'ingegnere della Fantic, Stefano Salmaso. Stefano, a te la parola, perché c'è un piatto veramente ricco su questa Caballero 700. Assolutamente, abbiamo fatto un bel passo evolutivo rispetto al Caballero 500, nel senso che avevamo l'ABS, abbiamo implementato quindi, grazie a una piattaforma inerziale, l'ABS cornering, e abbiamo implementato anche un traction control, per cui un sistema che evita l'impennato, perlomeno ti lascia un po' di libertà nell'impennata, ed evita lo slittamento della ruota posteriore. È molto morbido ma molto efficace, direi. E dopodiché altre implementazioni elettroniche, quale per esempio l'illuminazione full LED, quindi faro anteriore e indicatore di direzione full LED, nonché il display 3,5 pollici TFT, che è rotondo, quindi è il primo veramente rotondo a livello mondiale come scrambler, diciamo, in dotazione su una scrambler. Che dire, comandi al manubrio semplici per gestire sia i riding mode, quindi la combinazione della sicurezza per il nostro veicolo, e per la navigazione sul TFT. Non ci sono tante cose sul TFT perché sono minimali ma ben implementate, un po' in stile heritage ma complete. E come menzione particolare direi il Bluetooth, che permette di ascoltare i nostri brani preferiti e gestire la nostra playlist, nonché ricevere telefonate e lanciare telefonate. E perché no, usciranno prossimamente anche delle manopole riscaldate regolabili e degli antinebbia anteriori. E adesso, per finire, ma le cose forse più importanti che vi interessano di più, siamo con il responsabile dello sviluppo moto di Fantic, l'ingegnere Filippo Roman. Ciao Filippo. Ciao a tutti. Da Filippo voglio sapere subito, questa moto è molto particolare, abbiamo detto prima con Mariano Roman, la prima bicilindrica di Fantic, ecco, ma una moto di questo tipo, Filippo, a chi si rivolge? Nel senso, andate a prendere il cliente del Caballero 500 che vuol crescere con la cilindrata, oppure una clientela, immaginate nei vostri studi, anche nelle ricerche, totalmente nuova? Poi prezzo di lancio, prezzo definitivo, insomma prezzo della Caballero 700, e soprattutto quando arriva nei negozi Fantic. Abbiamo due tipologie di clienti in testa. Allora, la prima sono i possessori del Caballero 500
che l'hanno comprato come prima moto e adesso dopo qualche anno di utilizzo si sono acclimatati con il mondo della moto e vogliono crescere un po' con la cilindrata, con le prestazioni, con la lunghezza anche dei viaggi che possono fare con la moto. Quindi questa è la prima tipologia cliente. La seconda invece è chi già, diciamo, con le moto ci sa fare già da un po' di tempo e quindi trova nel Caballero 700 una moto che si adatta, insomma, alle sue capacità e al suo modo di intendere il viaggio in moto. E quindi andate a pescare fuori dalla clientela Fanti? Fuori dalla clientela Fanti, ci sono tante. Noi per la prima volta ci approcciamo a un mondo delle moto grosse, delle moto adulte, diciamo, quindi fino ad oggi non potevamo offrire ai nostri clienti un prodotto del genere, adesso che lo possiamo fare ovviamente guardiamo anche a chi aveva moto della concorrenza con queste caratteristiche qui. In ogni caso, chi si compra un Caballero, che sia 125, 500, 700, deve essere un cliente che abbia voglia di libertà, di divertirsi in moto, di avere una moto leggera, non troppo impegnativa, ma che gli permette, insomma, di divertirsi. Prezzo 9.990 euro, quindi sotto 10.000 euro, e disponibilità partiamo con la produzione nelle prossime settimane, quindi il tempo tecnico poi di distribuirle tra la fine di maggio e inizio di giugno saranno nei concessionari le moto. Abbiamo sentito oggi tutti i protagonisti del mondo Fantico, o meglio quasi tutti, perché tra collaudatori, tecnici e ingegneri tanti hanno lavorato a questo progetto molto importante, perché attorno al motore CP2 di 689cc c'è stato un lavoro sulla ciclistica, sulle sospensioni, sulla parte elettronica veramente profondo da parte della Fantic, e vi ricordo che c'è rossa ma anche in questo elegante blu metallizzato. Purtroppo sono state delle prime impressioni più che una prova completa, la proveremo con qualche sorpresa molto importante presto su moto.it, però posso già dirvi cosa mi è piaciuto. Sicuramente le doti dinamiche, grazie anche al grande collaudatore Caio Pellizzon, che ha lavorato insieme a tutto il team di collaudatori Fantic e ha portato su strada una moto molto equilibrata, molto facile, con sospensioni a punto e una guida davvero bella anche tra le curve. Me ne sono accorto persino col bagnato, perché si avverte subito, è una moto che ti dai primi passi sembra di averla guidata da sempre. Sospensioni a punto, la forcella scorrevole ma non flaccida e il mono, cosa abbastanza rara nel mondo scrambler, che non è affatto rigido sull'asperità, ha un'ottima capacità di risposta, e questo ne va anche a beneficio soprattutto della schiena del pilota e del passeggero. Passeggero a cui è riservata una posizione discreta di sella e le pedane sono alla giusta altezza, non troppo basse, però ci si sta abbastanza bene. Ho provato anche a fare il passeggero, nonostante sia alto 1,85 m ci sono stato abbastanza bene. Secondo posto il motore. Ottimo sviluppo della Fantic su una base già eccezionale, motore CP2, sembra qui avere ancora più coppia e un'erogazione bellissima da 1500 giri fino a oltre 10.000 giri, spinge veramente tanto. Se pensate che poi la moto pesa 175 kg, le prestazioni sono direi non soltanto buone ma persino esuberanti. Terzo posto, le finiture ottime, guardate le piastre ricavate dal pieno, i piedini della forcella, le piastre laterali del telaio, il forcellone in alluminio. La moto è molto molto curata e ha poi una dotazione elettronica di altissimo livello nel panorama scrambler, con cornering ABS, mappe motore, traction, anti-wheelie, c'è veramente di tutto e il pilota poi può regolare tutto. Difetti, in questa prova molto rapida e purtroppo bagnatissima non ho davvero riscontrati di importanti. Mi viene da dirvi soltanto il prezzo è diventato importante nella famiglia Caballero per la top di gamma, siamo quasi a 10.000 euro, che è un prezzo sì importante, quindi lo metto tra i difetti della moto, però la qualità qua c'è, è una moto che va molto bene ed è costruita con tanta cura e con un occhio molto importante alla sicurezza. E a proposito di sicurezza, ragazzi, che ci sia il bel tempo o il brutto tempo come oggi, mi raccomando, su strada sempre la prudenza e le protezioni. Aspetto i vostri commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima prova su moto.it.